La lingua etrusca era molto diversa da quella che parlavano i greci e i latini, e questo ha contribuito a creare intorno a essa un alone di mistero. Sappiamo che gli etruschi acquisirono l'alfabeto dai greci, adattandolo alle loro esigenze fonetiche ed eliminando le lettere che non utilizzavano, la B, la D e la O. Il più antico modello etrusco di alfabeto è stato rinvenuto nella tomba a circolo degli Avori a Marsiliana d'Albegna, che contiene un vero e proprio corredo scrittorio. La lettura dei testi, dunque, non costituisce un problema. La comprensione del loro significato, invece, è resa difficile dal tipo dei documenti giunti fino a noi, quasi esclusivamente di natura funeraria o sacrale. Gli uni contengono il nome del defunto, dei genitori e la sua età, e gli altri corrispondono a calendari rituali in onore di alcune divinità. Gli etruschi scrivevano da destra a sinistra su tavolette di legno ricoperte da uno strato di cera. Le lettere venivano incise con un bastoncino appuntito, lo stilo. Piccoli coltelli, i raschiatoi, servivano per grattare la superficie della cera e prepararla per una nuova incisione. Gli etruschi scrivevano anche su rotoli di lino con un giunco o una penna d'oca intrisa di inchiostro nero o rosso. I rotoli erano ripiegati a soffietto, come a formare le pagine di un libro. Il testo più lungo ad oggi conosciuto è il calendario rituale scritto con lettere dipinte su un libro di lino, più tardi utilizzato in Egitto per avvolgere il corpo di una defunta, noto come mummia di Zagabria. Un secondo calendario di feste è inciso su una tegola di argilla ritrovata a Capua, la Tabula Capuana. Da Pirgi, l'antico porto di Cerveteri, provengono tre lamine in oro iscritte in lingua etrusca e fenicia. Nel testo di dedica, Tefarie Velianas, il re di Cere, oggi Cerveteri, dichiara di edificare un tempio in onore della dea cartaginese Astarte, identificata con la dea etrusca Uni, la Giunone latina. Nel 1992 sono stati recuperati i frammenti di una tavola di bronzo iscritta, la Tabula Cortonensis, che conserva un importante atto giuridico, riconosciuto grazie alla presenza nel testo del sommo magistrato di Cortona, lo Zilat Mekl Rasnal.